Vai Luna, è passata qualche ora? Ma siamo arrivati a casa, sale e salvi. Quello l'ho già visto, ho già visto anche che c'era un bordello in terra. Adesso è passato un po' di tempo. Vabbè niente, quindi si conclude qui questa avventura e vacanza in Sardegna. Ci vediamo. Volevo fare una considerazione finale. Su come è andato il viaggio, su come si sono comportate le moto, perché han chiesto un po' di cose a riguardo. Allora, le gomme nuove, le M9 della Metzeler, una bomba. Con le Pirelli in realtà giri lunghi quest'anno ne avevamo fatti solo due, e uno dei due in Svizzera e l'altro al Nivolet. Il Nivolet cioè, è tutta statale dritta praticamente, e le poche curve che ci sono tornanti. Una volta arrivati non ho mai spinto. In Svizzera l'unica curva che ho detto adesso vado un po' di più, mi è partito l'anteriore con le Pirelli, quindi il pensiero che avevo sulle Pirelli lo rinnovo: a me non piacciono, non va bene per come guido io, magari per qualcun altro va bene, per me no, non lo so. Invece con queste, sarà anche che faceva caldo, sarà anche che l'asfalto in Sardegna dicono che sia super abrasivo, molta tenuta eccetera, però tanta roba. Cioè, mai un pattinamento, mai niente, sempre perfette. Questa era la prima considerazione. L'altra era, e le borse come vanno? Bastano per andare via in due? Se non avete niente già dove dovete andare, nel senso che possono bastare, ma cioè, sei un po' tirato. Sì, beh, non per due settimane ovviamente. Cioè, nel senso che se dovete portare solo i costumi, le magliette, cazzatine così, non dovete mai uscire una sera a cena per portarvi dei pantaloni magari lunghi, un po' più eleganti. Se vi portate proprio il minimo per andare al mare e andare in moto, sì, possono bastare. Alla fine una borsa la riempi tanto, una testa. Però se dovete fare qualcos'altro che non sia fare casa mare oppure casa a giro in moto, non lo so. Cioè, è vero che abbiamo riportato a casa un po' di robe che non abbiamo mai usato. Però è anche vero che là abbiamo lavato diciamo tutto, cioè potevamo lavare la roba. Sì, diciamo che in due non bastano, almeno una tipo io come me che ho lo zaino, allora... Sì, in realtà oltre alle borse però avevamo anche la borsa sopra la sella dietro mia, quindi avevamo quattro bagagli. Sì. Fattibile, ma perché tutta la roba per andare in spiaggia era già là. Un'altra roba che dovete considerare è andare a fare la spesa, cioè nel senso se dovete comprare le casse d'acqua in moto è un casino. È una cazzata, però noi ce le siamo trovate già a casa. Beh, diciamo che le borse vanno bene se devi fare qualche giorno, cioè tipo 4-5 giorni ce la fai, ma non di più. Senza cioè, in due. Voler fare cose eclatanti, tipo uscire tutto elegante, cioè dovete portare dietro le robe minime indispensabili. Sì, certo, se i ragazzi iniziano a portare. No, perché se un'altra roba, già che metti le dentro, scarpe, già che metti dentro sandali, un paio. I tacchi, poi c'è la piastra, e poi se non avete il phon dovete portarvi il phon. E poi i trucchi, e poi i vestiti, cioè nel senso... Ma infatti una borsa alla fine, sei sugli stivali per andare in moto e porti un paio di scarpe da tennis e un paio di infradito per uscire al mare. Già, un paio di scarpe, un paio di infradito, mezza borsa l'hai riempita. Sì, diciamo per qualche giorno va bene. Massimo una settimana, non di più. Sì. Però sono stracomode, cioè sono state veramente comodissime da mettere e togliere. Anche siamo andati a fare dei giri in giornata là, abbiamo montate su in 30 secondi. Sì. In una abbiamo messo tutto il cibo con una bottiglia ghiacciata che ha mantenuto freddo tutto il giorno. Sarà che tengono anche un po' il fresco. Nell'altra l'attrezzatura, roba varia, e abbiamo guidato tutte e due senza zaino, è stata una figata. Sì, sì. No, veramente comode. Sono state approvate. E questa, che sono le borse delle SV Motec, e andate a cercarle, si chiamano Blaze Pro. Costano un po', ma valgono. Ci sono borse più capienti, però hanno tutta l'intelaiatura da mettere attaccata alla moto, che poi rimane lì. Questa, andatevi a vedervi il video in cui le abbiamo montate. Una volta che smontate le borse, rimane solo un blocchettino di plastica piccolissimo. Poi un'altra considerazione che volevo fare è che abbiamo visto che il Duke ha passato i 50.000 km. 51.300 adesso per la precisione. Com'è andato?
Benissimo, non ha mai avuto un problema. A parte di quello di raffreddamento che si era un po' allentata una fascetta, quindi. Una leggera perdita. Abbiamo comprato una bottiglia di liquido, l'abbiamo rabboccato. Abbiamo aggiunto una fascetta, Basta. niente di che. No, mi sono stradivertita. Le strade della Sardegna per quel tipo di moto lì sono perfette, quindi. L'unica parte pallosa è stato lo spostamento da casa al porto, Sì, esatto. dove. Che è Esatto. tutta dritta, però le strade da far lì con il Duke sono bellissime da fare. Sarà anche che la casa è stata presa in uno dei punti con più montagne, le montagne più alte, Sì. con tantissime strade che passano nelle montagne, quindi anche quello ha contribuito. Quindi è stata una bellissima vacanza. L'ultima cosa che abbiamo fatto una storia oggi, abbiamo visto che. Abbiamo fatto benzina insieme, poi l'abbiamo rifatta qua insieme ed eravamo entrati in riserva entrambi nello stesso momento, a distanza di 1 chilometro. Abbiamo visto che il Duke, in statale autostrada, tutta fatta tra i 100 e i 130, diciamo, ha fatto 31 km con 1 litro, 31, mentre l'MT, stessa identica velocità, stesso identico percorso, stessi identici chilometri, ha fatto 23 e 3, una cosa del genere, 23 e 3 con 1 litro, che comunque per un 850, cioè, è buono, E molto vedi, buono. ti faccio risparmiare perché se fossi da solo magari tireresti un po' di più, invece la mia non va di più di così. Diciamo che l'autostrada è piena di Sì, tutor beh, e la statale giù in anche Sardegna mi hanno perché. detto che hanno provato a mettersi col laser la polizia, Sì, quindi. quindi rispettando un po' i limiti dei tutor, abbiamo risparmiato anche un po' di benzina. Ultima considerazione che penso che ne abbiamo parlato anche nei video, ma anzi sicuramente ne abbiamo parlato mentre guidavamo. Tantissimi ci hanno scritto prima di partire: "Ah, vedrete, in Sardegna ad agosto morirete di caldo, sarà un forno con le tute, siete pazzi". Allora, in realtà, diglielo tu, dai, che sennò dicono che parlo solo Allora, siamo partiti il 14 di agosto, faceva io. Al freddissimo. mattino, da Al qua siamo partiti mattino? alle 4 e mezza. No, Alle 5? erano le 5:20. Da qua siamo partiti alle 5:20. Bene, faceva freddissimo, ci ha patito il freddo da qua fino a Genova. Cioè, quantifichiamo, c'erano 17-18 gradi Esatto. praticamente per quasi tutta strada. Quindi all'andata è stato fresco, freddo. Abbiamo patito il caldo solo nel piazzale al porto, ma l'avremmo patito anche in costume infradito, Sì, visto che non c'era esatto. un filo d'aria se in un piazzale di cemento di migliaia di metri quadri dove sei lì sotto il sole. Esatto. Poi una volta arrivati a Genova, sì, una volta arrivati a Olbia, da Olbia a casa era fresco perché era notte. Sì, siamo Ok. arrivati in Sardegna alle 9:30, 9:20, e Sì. siamo arrivati giù a casa alle 11:30. Quindi l'abbiamo fatta tutta col buio di Anzi, faceva notte. freddo perché comunque C'era eravamo freddo. abbastanza in alto, quindi faceva freddo. Sì, ho un ricordo molto distinto anche dell'andata che faceva freddo, Esatto. no, fresco. Il primo giro che abbiamo fatto stava benissimo perché c'era vento e eravamo anche lì abbastanza in alto tra le montagne, quindi c'erano. Ci sono sempre stati tra i 24 e i 29 gradi, in pochissimi punti ha superato i 30, ma 31 per dire, ma proprio pochissima strada. E alla sera addirittura, quando abbiamo fatto il passo per tornare a casa, ce n'erano meno di 20, tipo 16, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo più esattamente il numero, comunque meno di 20. Mentre il secondo giro che abbiamo fatto, lì abbiamo patito un po' il caldo. Sì, l'abbiamo patito in realtà fino a un certo punto. Il primo pezzo che siamo saliti in montagna si stava bene. Quando Sì. siamo scesi giù verso Dorgali, lì non c'era un filo d'aria e sì, lì abbiamo patito. Sì, beh, ma avremmo patito comunque anche con un abbigliamento tecnico. E mentre niente, al ritorno siamo stati bene fino al porto, da casa al porto era normale la temperatura. Sì, anzi, in certi punti c'erano sui 22 gradi, faceva anche un po' freschino. E siamo partiti tra l'altro alle 5 e mezza del Sì. pomeriggio, quindi siamo arrivati al porto intorno alle 7 e mezza. Quando arrivati al porto siamo stati Sette, 7 e mezza, forse siamo partiti alle dalle 7:30 9. fino alle 9 sul Nel piazzale, piazzale si però, stava benissimo, anzi ho messo la giacca a un certo punto perché avevo quando è freddo. tramontato il sole faceva freddo. Sì. E poi quando siamo una volta sbarcati a Genova fino a casa faceva Ma freddo, freddo vero, 14 tutta gradi. con 14 gradi, sì.
Quindi si è scaldato un po' quando siamo arrivati a casa, praticamente, che è iniziato ad essercene 19. sì, esatto. Però Quindi niente, la cosa che ad agosto si muore di caldo non è vero. cioè, oddio, se fossimo andati una settimana prima, i miei mi hanno detto che non girò un filo d'aria, c'era sempre il cielo grigio, cappa d'afa assurda, però è una cosa che in Sardegna succede super raramente. Cioè, nel senso, quante volte l'afa in Sardegna? Mai. C'è sempre aria. Sì. Quindi. Quindi venite a fare le vacanze in Sardegna, Ma non che venite dove siamo noi, perché meno gente c'è e più si sta bene. Andate tutti al nord. O al sud, non fermatevi in centro. O andate a Oristano. Ah, vero, eh. Meno gente c'è, meglio si sta. è vero, non è molto turistico da noi. Se ti devi fare 2 ore e mezza per arrivare lì, non tutti la fanno. Cioè, quando si è sbarcati, 9 macchine e mezzo su 10 hanno girato per andare verso nord. Verso Nuoro siamo andati io, lei e altri 2 o 3 macchine, ma pochissimi. Infatti anche tutta la strada c'era nessuno. Cioè, vero che era tardi, ma tutte le navi hanno sbarcato a quell'ora tardi. Eppure non c'era nessuno. Quindi niente, se vi piace una vacanza relax senza troppo casino, venite da noi, altrimenti se vi piace la movida e il casino, andate a nord. Che poi volendo anche lì puoi andare, cioè c'è un sacco di locali, Sì, però c'è molto meno. c'è molto meno e soprattutto c'è molto turismo sardo. Quello che ci piace a noi, belli sardi. E penso che abbiamo detto tutto, cioè le cose che ci hanno chiesto principalmente erano queste, non mi viene in mente nient'altro. Detto questo, sono le 9:35, dobbiamo ancora farci la doccia, un'altra perché siamo andati a fare la spesa, un po' di commissioni, e direi che possiamo chiuderla qua. Speriamo che questa serie che uscirà nel 2024, no, non è vero, sarà la prima che editerò adesso, in modo tale che esca in tempi ragionevoli, tipo per Natale, faccio tipo il cinepanettone. E quindi speriamo che questa serie vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete avvisati ogni volta quando uscirà un video. Iscrivetevi a TikTok, lasciateci un like su Instagram e su Facebook. Speriamo di essere arrivati a 100K quando uscirà questo video. Esatto, ci vediamo col prossimo video.